Eccoci qui, è tempo di aprire un po' di pacchi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Da dove iniziamo? Iniziamo, direi, da questo qui. Recuperiamo il nostro fidato taglierino arancione. E quando vi dico che non so bene che pacchi ricevo, ragazzi, è la verità, nel senso io non so il contenuto preciso di tutti questi pacchi. Perché se non avete ancora capito, un sacco di aziende mi scrivono per mandarmi i loro prodotti per farli vedere in un video. Poi ovviamente io compro anche delle cose che di solito vi faccio vedere, di conseguenza non so bene quando arriva quello che deve arrivare e quindi non so esattamente cosa c'è qui dentro. Allora, qui questo pacco arrivava da Amazon, quindi in realtà dovrebbe essere un supporto per il telefono. Sì, molto interessante. Questa qui è una semplice molla che si può attaccare o a un palo oppure tipo a un tavolo. E questo qui dovrebbe essere il braccio. Mi piaceva, l'ho trovato a meno di 20 euro su Amazon. No, scherzavo, questo qui è per il telefono. Ok, quindi questo qui si attacca al tavolo in questo modo. Ok, vedete, c'è questo braccio snodabile e qua si metterebbe il telefono, ok? In questo modo, vedete, si traballa un po'. Non è neanche male e sembra fatto anche abbastanza bene. Vediamo se mi sarà utile. Per il momento sono decisamente soddisfatto. Togliamo sta roba qui, via, e passiamo con il prossimo. Direi questo qui. Questo pacco mi è arrivato tipo una settimana fa. Ho aspettato appositamente questo video per aprirlo. Non sto più nella pelle. E ah, ok. Ok, c'è scritto GLS, ma in realtà l'ho comprato su Amazon. Si vede che non era spedito da Amazon. E con questo pacco in realtà vi spoilerò uno di questi altri pacchi perché sono dei rullini per una macchina fotografica a rullino. Adesso capirete perché li ho presi. Allora, se tanto ci dà tanto, apriamo direttamente questo pacco qui. Ce la puoi fare, Yaki. Allora, via. Diciamo che questo unboxing è già bello sostanzioso. Era tanto che non facevo un bel unboxing con così tanti pacchi da aprire e soprattutto con così tanti pacchi interessanti. Allora, vi state chiedendo perché Yaki hai comprato dei rullini per una macchina fotografica? Perché ho comprato questa cosa qui, appositamente in linea teorica per farci un video. Allora, un po' di pluriball, via, via. Oh, si è costata tipo 50 euro, però questa qui è la Lomography Constructor con la K ed è fondamentalmente un kit per costruire una macchina fotografica a rullino tipo quelle vecchie, dalle lenti ai meccanismi, al flash credo anche. Di conseguenza volevo farci un video, fatemi sapere se lo volete, perché secondo me potrebbe essere molto molto carino ed è per questo ovviamente che mi servivano anche dei rullini. Può essere interessante secondo me sicuramente per capire come funziona una macchina fotografica, ma anche magari come regalo a un appassionato di fotografia. Così non vedo veramente l'ora di montarla. Detto questo, allora, questo qui, anche questo mi è arrivato 5 giorni fa. Ma come ha fatto a fare questa scatola? Non ha un'apertura. Ok, è quello che penso io. Quindi mi spiace, ma purtroppo non posso farvi vedere niente perché per il momento riguarda un video, un progetto assolutamente top secret e solo su Instagram, andate a seguirmi se non lo fate, ho messo qualche spoiler, potrebbe essere veramente una grande cosa. Detto questo, quindi abbiamo questo simpatico pacco che mi è arrivato ieri, questo qui teoricamente arriva dalla Cina, credo, così a occhio. E sì, questo qui lo aspettavo, lo volevo provare. È la Wunder 360 che mi hanno mandato gentilmente. Ed è una fotocamera 360 gradi, abbastanza economica. E anche questa non vedo l'ora di provarla perché non ho mai provato una fotocamera 360 gradi. Volevo solo vedere com'era, giusto per. Bellissima! Praticamente lei ha le sue due lenti che riescono a prendere tutto il creato. Vediamo. Sono veramente, ma veramente curioso. E quindi siamo giunti all'ultimo pacco. Pacco abbastanza grande. Questo qui teoricamente dovrebbe essere un pacco sorpresa. Quindi non so veramente qui cosa c'è dentro. Vediamo se ho ragione o vediamo se non ho ragione. Oh, olè! Sì. Allora, questa simpatica borsa di Star Wars. Contenente, una tazza dell'action figure di Star Wars. E
un foglio con scritto un piccolo in bocca al lupo per la maturità, che la forza sia con te, direttamente dal Disney Store italiano. Mamma mia, sono un bambino felice. Controlliamo che non ci sia nient'altro. Niente, bene. Vediamo questa tazza com'è. Bellissima. Arancione dentro, viola fuori, con tutti i personaggi del nuovo Star Wars. Vi spiego un attimo perché mi sono arrivate queste cose. Se non l'avete visto, su Instagram ho già postato un po' di cose, ma arriverà un video anche sul canale. Ho fatto una collaborazione per l'uscita del nuovo film di Star Wars Solo, che non vedo l'ora di andare a vedere, e quindi mi hanno anche mandato delle cose. Sono veramente felice. Inutile dirvi che questa sarà la mia nuova tazza. Detto questo, direi che la situazione è abbastanza tragica. Adesso mi tocca riordinare tutto. Qua c'è un po' di roba e qua c'è tutti questi pacchi distrutti. Spero che abbiate apprezzato la location estiva, voto 10, anche se si sta nuvolando proprio adesso, ma vabbè. Spero ovviamente che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di seguirmi su Instagram e su Telegram. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.